Mutaci prima che quando mentre c'è il cantante.
Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ah, ci siamo. Ci siamo. Buonasera. Ci Cos'è siamo. questo gesto? No, è il l'ASMR, quello. Ah, Ah, sì? l'ASMR, è il Sono un sale po'. sul micro. Esatto. Assolutamente sì. Allora, buonasera a tutti, amiche e Buonasera. amici dei consigli di Trabucco. Siamo molto felici di parlare con Alessandro Redaelli e Ruggero Melis, le menti dietro Funeralopolis e Goti, e lo facciamo appunto con loro, niente, che sono stati molto gentili a darci, diciamo così, una possibilità di comunicazione, dopo Ma che questa grazie pagina sta cercando di fare un piccolo salto di qualità e chiamare ospiti mille. E che... allora hai sbagliato ospiti, Roman. Ma a noi piacciono gli ospiti che stanno cercando di emergere, che appunto si dibattono e in Esatto. tutti i modi prima o poi conquisteranno Il il mondo, mondo, ma l'universo. soprattutto questo vetusto e sbagliatissimo sistema cinematografico italiano che dobbiamo soverchiare ad ogni costo. Ah, Mostro orgogliosamente certo. la copertina di Funeralopolis, Oh. acquistate il Blu-ray, dove ci sono quattro scene extra deliranti, ok? Bellissime. Di cui dopo parleremo, Sì. perché si può parlare, ok? Vi faccio vedere che è uno di quei Blu-ray che ha anche la grafica all'interno, a differenza di molti Ho Blu-ray. visto che è una roba Che sciccheria. fatta con criterio, mica Io siamo... rincaro la data dicendo non comprate il DVD, che invece fa schifo. Per favore, non comprate il DVD. Si Ah, poi poteva c'è la sequenza. fare anche tipo una Una VHS. edizione, un'edizione con la colonna sonora di Ruggero Melis. Ma C'era? C'era? c'era solo per i Kickstarters. Ah, io sono arrivato Che troppo tardi. sganciavano 70 Edizione. bot. Mazza. Cafi Fabrizio, Certo. salutiamolo, uno dei fedelissimi del Ciao gruppino. Cafi. Ciao amici, Ruggero si sente di merda pure sui canali Vedete altrui. che non è colpa mia, perché io sto in stream, Volevo. cioè non sto streamando io. Ma Quindi è no, ma chiaramente Cafi colpa che di rompe i Ruggero. coglioni. È proprio No, una cosa. Ok. Sì, è una no, è roba sua. una cosa Ma niente, mi assurda. sono allontanato per cercare il CD da Colonna Sonora, ma ho fallito perché non ricordo Perché non... dov'è. Forse ce l'ho io, o l'ho buttato o ce Attenzione. Si sente malissimo, ma voi mi sentite male? Allora, io sento Noi bene ti sentiamo tutti. bene. Secondo me sta trollando, Cafi. Servirebbe È un anche infame serverebbe un maledetto. feedback non di Kafi. Perché Esatto. lui apre ogni live dicendo che si No, sente non l'ho male. trovato, ma ho trovato un disco dei Cradle of Filth, se qualcuno lo vuole comprare. Ah, ok. Lo vendi. Così facciamo Un pubblicità disco di anche agli altri Felce. gruppi. Ah, il disco di Felce, Molto bello. Ah, giustamente. ecco, ok. Questo Molto bene. è bello. Questo è bello, non come quello di Ruggero. Ah, Fanculo. Questo c'è anche il libretto. Ah, invece era molto bello quel Prima della disco. presentazione, a proposito dei Cradle of Filth, voglio raccontare un aneddoto dell'infanzia in cui un amico che avevo adolescente, nonostante io avessi boh, 6 anni, arrivò a casa mia con un iPod dove dentro c'era un videoclip dei Cradle of Filth e mi diceva: "In questo video si vede la figa." E un certo Ah, e allora tipo, cioè, certo, che era c'erano quel anche video incredibile. ovviamente. Com'è che si chiamava quel pezzo? Dai, quello del castello, Non non mi era so. quello. Io, non, io mi ricordo solo che è il video in Che cui si si vede vedeva la la figa, figa. cioè lo conosco per quello. Quello è Comunque, quello video che è rimasto. incredibile. Allora, vi faccio. Molto Allora, bene. quindi grazie assolutamente. Noi siamo qui appunto per parlare di questi due giovani lavoratori del mondo dello spettacolo, ok? Funeralopolis 2017. Goti, si può dire 2021, anche perché è stato annunciato e dovrebbe uscire a breve e ci auguriamo che venga. E qualcuno ha spoilerato due volte su internet in 2 giorni dove sarà Ah, visibile. io non lo No, sapevo. ma infatti non lo diremo, però Lo diremo, ma è facilmente È reperibile l'informazione. facilmente reperibile di questa informazione. Era imbargata, ma vabbè. Attendiamo quindi l'annuncio ufficiale e speriamo appunto che si assicuri una distribuzione cinematografica
migliore di quella che ha avuto Funeralopolis, e poi diremo perché. E anche una distribuzione online sulle varie piattaforme. E quindi, diciamo, sono lieto di presentarvi i nostri due ospiti. E parto subito col passare il testimone al mio caro amico Lorenzo Trabucco, che, diciamo così, farà una domanda introduttiva per voi, ecco, tutta per voi. Vai. Allora, grazie Roman. Allora, niente, io volevo chiedervi, insomma, volevo iniziare proprio dal principio, ecco, quindi, insomma, cosa c'era prima di Funeralopolis nelle vostre vite e come poi avete iniziato il vostro sodalizio, ecco. Allora, cosa c'era? La miseria. Ed è rimasta anche Certo, quella successivamente. sempre. E, vabbè, c'era che eravamo io, sia io che Ruggi, due grandi appassionati di cinema, due studenti della scuola civica di cinema. Tant'è che vabbè, io ho iniziato molto giovane a fare dei corti, ma tipo da quando avevo 11 anni a 17 anni sono andato al primo festival con un corto, ho iniziato a fare mille stronzate una dopo l'altra. A un certo punto ho coinvolto Rugge in questa cosa perché l'avevo conosciuto appunto in civica. L'ho coinvolto nei miei corti, nelle mie robe a zero budget, tra cui sono usciti però comunque dei film distribuiti a livello anche internazionale per qualche motivo a noi ignoto, tipo Shock, Shock Shockwave, no, Not Shock Wave. Dead, Po, Pieces of Eldritch. Eldritch, come cazzo si dice? Boh, vabbè, un po' di film, un po' di film di genere vari. Mentre Rugge faceva il suo corso da intellettuale, da sceneggiatore, scriveva cose. Cos'è che facevi? Cos'è che La facevi, Rugge, prima di sceneggiatura. conoscermi? Era più triste la Io tua cosa vita. faccio? Beh, ma certo, la mia vita era molto più triste perché io ho iniziato facendo filosofia dopo il liceo e a un certo punto mi sono trovato molto, molto depresso e molto sconfortato. E ho detto: ma io non Certo. voglio fare sta roba, io voglio fare il cinema. E quindi sono iscritto alla civica e mi sa che abbiamo iniziato su, cioè tipo al primo anno, Sì. tipo il Sì, io in gennaio. civica non sono andato per imparare, perché io so già tutto. Ovviamente. Non Giusto. ero andato per imparare, ero andato per reclutare della gente con Ma cui che è lavorare, l'unico, perché non trovavo in giro. è obiettivamente l'unico motivo per cui andare in civica, che per carità di Dio è bellissima scuola e tutto quello che vuoi, però se ci vai solo per imparare come se fosse, non so, un secondo liceo in Certo. cui ti siedi e ti arriva il sapere del cinema addosso, è uno spreco di Ma tempo. certo, come La tutte le grande risorsa buone di una scuola dopo del il liceo. genere, la grande risorsa di una scuola del genere è che ti trovi in mezzo nel tuo anno a 100 persone che vogliono fare la stessa cosa che vuoi fare te. Poi non è Quindi, vero. sì, Trovi a teoricamente, 15 persone che vogliono fare più o 100 meno. persone, tra cui 15, esatto, che vogliono fare quella Ok. roba lì. Quindi insomma si va lì per cercare un po' di carne fresca comunque. Sì, ma che poi è quello che fanno tutti, che poi è quello che tutti si portano con più amore una volta, cioè dietro una volta finita la scuola. Nessuno mi ha mai detto, cioè di tutti quelli che conosco che hanno finito di civica, nessuno mi ha detto, ah, sono uscito che ho capito tutto, che adesso so fare il cinema. No, tutti mi hanno detto, sono uscito, sono uscita e ho trovato delle persone, delle belle persone con cui lavorare, ho creato il mio gruppo di lavoro. E di fatto così è stato perché all'ultimo anno di civica dovevo fare una roba di fine anno e allora ho deciso di fare Funeralopolis, cioè così ho Ok. deciso di fare un documentario d'osservazione, ho seguito sti due, cioè Bascia e Felce. Mi sono girato per un po' di mesi la roba da sola, me lo sono montato da solo. E poi, no, non è uscito. Ok, E non è poi, uscito. cosa cazzo fa? Ah, e tra l'altro ho girato delle cose anche insieme a due altri miei colleghi della civica che erano in classe con me, Simone e Alberto. Dopo che ho finito la civica, o forse, no, forse dopo che ho finito la civica abbiamo iniziato a lavorarci insieme, o no, o prima. Stavamo finendo, sì, Stavo finendo la era gli civica, a un ultimi certo mesi. punto ho detto a Rugge e Daniele Fagone, che è l'altro del mitico trio,
se volevano lavorare con me sul film. E una roba tira l'altra, abbiamo iniziato a lavorare insieme. Ma te l'abbiamo chiesto noi in realtà, cioè non sapevamo che stavi iniziando a lavorare con la roba lì. Ci aveva fatto vedere delle immagini, le prime immagini che aveva girato, e abbiamo detto: ma zii, facciamoci. Vogliamo metterci le mani in pasta anche noi. Sì, sì. Quindi siete rimasti incuriositi, quindi. Ma no, abbiamo detto: questa roba è una bomba. Se la, fai da solo, se la fai da solo sei un infame, quindi... a proposito di infami e quindi di registi, perché Nanni Moretti diceva a Luigi Magni: se sei un attore sei anche infame, e io vi dico: se sei un regista sei anche infame. E quindi Alessandro, tu di conseguenza, dato che sei un grande infame, sicuramente nella scuola civica, ok, dove diciamo così reclutavi, ok, la gente, cercavi di farti il tuo piccolo clan, magari c'era qualcuno che invece pensavi: io sono meglio di questo, oppure voglio provare di essere meglio di questo qui. Cioè c'è stata questa cosa? I miei colleghi? Sì. Sei l'infame che ci vuoi far infamare la gente. No, io non voglio farvi dire, però nel mio Vai. Che mi hanno, cioè io non sono stato preso a regia in civica, mi hanno balzato. Non contento, ho fatto l'esame di sceneggiatura, mi hanno balzato. Non contento, mi hanno detto: guarda, se proprio devi rimanere c'è un posto a Nuovi Media, un posto a produzione. Gli ho detto: boh, sì, va bene, andiamo a Nuovi Media, vediamo cos'è. Ma io ero convinto e sono tuttora convinto, ma con tutto il rispetto per i miei colleghi, di avere... No, vabbè, no, non no, 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 però, cioè, ma per io non forza ti dico di parlare male di loro, dico però che magari c'era la tua voglia un po' di rivalsa, anche data... Ma certo, ma in realtà quello da sempre, cioè, ma quello da quando avevo 13 anni, e credo che sia un po' la roba che spinga tutti, no, certo, a voler fare delle cose, la voglia di rivalsa, la voglia di far capire agli altri che si è capaci. Poi probabilmente questa roba nasce quando ancora non hai nessuna capacità, cioè è semplicemente ego, per cui vuoi dimostrare che sei meglio degli altri, non lo sei, poi a furia di sbatterci la testa e di continuare a fare cose, forse a un certo punto lo diventi, però è questa roba qua, insomma. Quindi sì, ricordiamo brevemente la sinossi, no, di Funeralopolis, appunto cominciato come progetto studentesco, seguire due rapper della scena di Bresso milanese nella loro vita, dentro e fuori la sala prove, i concerti, la stazione, e appunto svelare anche un po' la parte deteriore di questa vita, la tossicodipendenza da eroina in particolare, ma anche i loro interessi, appunto un interesse di Felce per l'esoterismo, per tutto quello che riguarda una sorta di indagine su di sé e sui sistemi del mondo, però dietro tutto ciò c'è un lavoro estremamente fisico, cioè perché comunque tu ti si vede in pochissime inquadrature, in due o tre inquadrature, riflesso in uno specchio oppure al concerto, sotto un palco a un certo punto, però allo stesso tempo, anche se non si sente la tua presenza, essendo un documentario d'osservazione, ricordiamo, il regista non si dovrebbe quasi mai fare, dovrebbe essere una mosca sul muro, la chiamano, e quindi però tutto il lavoro fisico che c'è stato da parte tua per più di un anno a seguire questi tuoi amici, questi personaggi, mi viene da pensare quanto ti sei stancato, cioè, nel fare tutto questo a livello fisico. Tantissimo, no, una roba che quando è finito ho detto: io mai più la farò. Poi col film dopo mi sono stancato il quadruplo, ma adesso ho detto così, cioè mai più ancora. Poi probabilmente succederà, come dire, anche peggio, però effettivamente è stato un lavoro molto stancante da una parte per il tema trattato, cioè, come dire, stare in mezzo a un gruppo di persone che fanno un uso smodato di eroina per ore è stancante psicologicamente,
Com'è stancante essere l'unica persona a lavorare al film perché per la maggior parte del tempo ero da solo con la camera. Poi in un paio di occasioni appunto mi sono fatto accompagnare da due colleghi con una seconda camera, una volta da Daniele, però nell'80% delle giornate ero da solo con la camera, quindi non è che potevo dire al collega o alla collega: "Toh, gira un po' te per un'oretta, io mi riposo, io vado a fumarmi una sigaretta". No, ero lì e quindi se si girava dalle 9 di mattina alle 5 del mattino dopo, io dalle 9 di mattina alle 5 di mattino dopo stavo con la camera in mano a girare. Quindi è stato pesante, sul set è stato pesante. È anche vero che poi a conti fatti io non è che ho girato 150 giorni. Cioè, alla fine le giornate effettive di ripresa non sono state tantissime, saranno state una cinquantina, una Forse anche cinquantina, 40 forse anche meno, spalmate su un erano anno e mezzo. cioè, poche, ma erano molto lunghe. Infatti, Erano molto comunque lunghi. era. Sì, no, sarei riuscito a fare, non so, 10 giorni di fila così sarebbe stato impossibile. Avevo bisogno poi di riprendermi per 15 giorni. E che infatti così è stato. Ma la cosa più stancante di tutte non è tanto stato la ripresa, ma è stata la fase di montaggio. La fase di Certo. montaggio è stata sicuramente più stancante. È vero che eravamo in casa, cioè nello studio, prima non abitavo in una cantina come adesso, abitavo in un tre locali con lo studio, cioè con una stanza gradibita allo studio. Ci trovavamo lì dalla mattina alla sera con Ruggi e Daniele per un anno e mezzo. Abbiamo fatto solo quello, raga, solo quello. Cioè, vi lascio immaginare psicologicamente. Com'è pesante svegliarsi la mattina, iniziare a lavorare su quella cosa, smetterla la sera, riprendere il giorno dopo, così per un anno e mezzo, solo su quella roba. Certo, mi direte: prova a lavorare in In fabbrica, non è che fabbrica, certo. o anche da Davvero. dipendente in un'azienda, cioè è vero che fai sempre quelle robe. Per me, psicologicamente, è pesante lavorare sempre su una roba tutto il giorno, tutti i giorni, che non cambia mai e che soprattutto. Non è che dici ogni giorno vedo del materiale diverso, o meglio, questo sì per il primo mese, e poi lavori di fino magari per tagliare 5 frame. Ci sai un giorno per capire se in quei 5 frame di quel minuto e mezzo di riprese, Ruggio ogni tanto muore, non fateci caso. Ecco, no, ci sono tornato. Se quei Sono 5 sempre. frame togliendoli hai un ritmo migliore, quindi ne togli 3. E ti riguardi la scena, togli un altro e ti riguardi, ne aggiungi due e lo riguardi e fai così per, non so, 10 ore di fila su un taglio. Questa è stata la cosa più stancante e lo può confermare anche Rugge. Quindi c'è Sì, stata un po' quella dimensione di crisi, che avvolge il creativo, per citare l'esempio classico di Coppola quando fece Apocalypse Now, oppure Un sogno lungo un giorno, che diceva: "Ma io che sto facendo, il progetto è più grande di me". Cioè, c'è mai stata questa sensazione di essere un po' persi nel vostro progetto? È meno romantica di quella di Coppola, nel senso che in realtà quella sensazione ce l'hai veramente il primo periodo, che non è così lungo, nel senso, a un certo punto tu ti ritrovi con effettivamente una cosa da cui ti senti sopraffatto, che è letteralmente la trascrizione di ogni cosa detta in quelle 150 ore di girato che avevamo, o 200, quanto cazzo erano. E quel momento è il momento più ricco creativamente, quello in cui dici: raccontiamo la storia mettendo prima questa cosa, poi quest'altra, perché da una poi in concatenazione possono venire fuori questi concetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quella roba lì dura 6 mesi, per i restanti 12 non è quasi più artistico, nel senso in cui a volte si intende tipo l'estro. Dell'artista che si inventa cose nuove, ma è quasi veramente con lo scalpellino a Sì, levare una roba. è tecnico, ma inteso come tecnica cinematografica, non come Esatto. manovalanza, bassa manovalanza, cioè proprio lavorare di fino sulle cose, quella roba è stancante. Quello che dici te ce l'abbiamo avuto in realtà molto di più col film successivo, per cui abbiamo continuato a sentire quella roba anche fino a 2 mesi fa.
Sì. Allora mi riciclo già la domanda che ve la farò dopo. Ne approfitto per chiedere appunto sulle, diciamo così, una cosa sulle scene tagliate, cioè che ricordiamo le trovate nell'edizione home video di Funeralopolis. Io scusa, voglio ricordare un'altra cosa. Mi ha scritto la produttrice prima, mi ha detto ricordati di dire che ci sono le magliette. Quindi, sono di nuovo disponibili? Sono di nuovo disponibili le magliette sul sito di C41. Magliette e borse. Ah, borse, ok. Anche. Quindi se qualcuno le vuole, era una non mi dimentico. No, è giusto, è giusto. E, appunto, parliamo di queste scene tagliate, cioè... nelle scene tagliate c'è, mi riferisco a la scena che si chiama Chi cazzo mi ha pisciato sul divano, e la scena che si chiama quella dei piccioni, però non mi ricordo come si chiama. Quella sulla panchina. Esatto, c'è un'ironia grottesca che c'è anche nel resto del film, ma lì esplode in quelle due scene, soprattutto quando... quando Felce racconta a Vashish che ha parlato con sua madre della sua dipendenza da eroina, e Vashish, anziché ascoltarlo, gli dice, guarda, guarda i due piccioni che scopano. Incredibile. Esatto, cioè come mai quella scena non è presente, ma non tanto per quello. Non tanto perché è fantastica ed è anche sorprendente per come un attimo riesca ad avere un sacco di, come si può dire, contraddizioni in sé, ma nel senso, sì, come mai non è presente nel film? Cioè, una scena così. Guarda, per come me la ricordo io, poi correggimi Ale, per arrivare a quel concetto in maniera organica, c'ha due problemi. Uno è che è meno comprensibile proprio a livello audio del resto della scena, però quello, anche se fosse, si poteva girarci intorno. Esatto. Il problema è che per arrivare a quel concetto in maniera organica bisognava fare un giro molto lungo per arrivare a quella cosa lì, e alla fine diventava troppo macchinoso attaccarlo al resto della scena, sostanzialmente. Sì. In realtà non era solo quello, cioè in realtà la scena noi l'avevamo montata con dentro questa del piccione, cioè era così e funzionava in realtà. Il problema vero è che funzionava singolarmente, arrivati a quel punto del film sentivi la necessità di avere il beat successivo, cioè di passare alla scena dopo. Quindi, come dire, a vederla dopo 150.000 volte abbiamo proprio sentito l'esigenza di tagliare lì dove stacchiamo effettivamente e passiamo alla nuova situazione. Vista così la scena è molto bella, io ripeto, io sono, cioè, a me tutte quelle scene che abbiamo messo nel DVD piacciono tantissimo, sono scene che se prese così a sé stanti funzionano e sono divertenti e dicono qualcosa. Nel contesto del film, nel ritmo generale del racconto, andavano ad appesantire un pochino il ritmo che stavamo cercando. Soprattutto quella lunga sequenza che dicevi, che ha pisciato sul mio divano, quella sarebbe dovuta necessariamente arrivare a un certo punto del film, che è dopo, diciamo, il primo climax della festa, eccetera eccetera. Era un prefinale quella scena, prima che i due personaggi si separassero nei finali, aveva quel problema lì, e cioè che volevi andare verso la fine in quel momento e non prenderti un altro detour verso qualcosa che alla fine non ha una propulsione verso il continuo del racconto, ma è quasi una pausa, ed era bellissima come pausa, era molto bella. Però veramente allungava troppo il brodo. E l'altro problema è che effettivamente è un racconto, come dire, problematico, no? Ci abbiamo ragionato un po' su questa cosa, certo, cioè su qualche luce, come dire. Non è tanto una questione di proteggere i personaggi dalle cose che hanno detto, perché sennò non staremmo facendo un documentario, ma staremmo facendo un profilo TV. Però è anche vero che quello che
al momento ti fa ridere nella scena, è forse anche l'unico motivo per cui metteresti la scena, cioè non illumina niente ed è quasi come dire, un approfittarsi di un racconto un po' morboso, come dire, per intrigare, ma poi Certo. alla fine rimaneva lì. No, ma poi risulta anche allo spettatore abbastanza, diciamo così, boh, stranisce, cioè, perché comunque, ok, vediamo i personaggi che fanno di tutto, però allo stesso tempo, ecco, un racconto di quel tipo è quasi più, viene da pensare quasi un po' a un film di finzione che si prende poco sul serio, tra virgolette, no? Cioè, non per forza in maniera negativa, però ecco, mi viene da pensare, Alessandro, quando hai girato magari quella scena o altre così, magari non ti è venuto magari da pensare, oddio, le persone che conoscevo non sono più così, cioè nel senso, ma non a livello moralistico, cioè nel senso, però come se ti avesse sorpreso la loro trasformazione che era avvenuta nell'arco poi del tempo che tu non li avevi più rivisti. Ma un po' sì, però diciamo che quel senso di stupore è andato via molto presto, cioè è andato via letteralmente in un giorno, essendo che appunto il primo giorno in cui ho girato è stato il giorno del treno, della scena in bagno, eccetera, eccetera. Quella roba mi ha chiaramente un po' scioccato all'inizio, perché essere trasportati di forza in una situazione del genere. È stato un po' destabilizzante, però da lì in poi no, non è che, anche perché comunque sono rimasti un po' come li conoscevo, cioè Vash estremamente esuberante, Andrea molto più ragionato, molto più filosofico, se vogliamo. Chiaramente la sostanza è andata a esacerbare questi due aspetti del loro carattere, però poi son loro, cioè sono comunque loro, i tratti del carattere sono quelli. Certo. Sì, comunque per concludere è proprio quello, cioè il rischio che quella scena lì avesse solamente un effetto scioccante e non fosse poi effettivamente di aiuto al racconto. Però rimane una scena molto, cioè, molto interessante, divertente tra tante virgolette, perché poi c'è poco da ridere di quello che si Beh, raccontano, certo. però insomma. Ok, io allora passerei un attimo a parlare un attimo della soundtrack, della colonna sonora, Ok. ovvero che appunto il compositore della colonna sonora anche, e appunto intanto complimenti perché comunque Ti ringrazio. cioè, mi è piaciuta perché da una parte ci sono pezzi più quasi ambient, diciamo, elettronici, che restituiscono molto anche le atmosfere del film, dall'altra magari alcuni pezzi per alcuni momenti più intensi, diciamo. E cioè, quello che volevo chiederti è se hai avuto delle influenze particolari a livello musicale che ti hanno portato a, cioè che hanno contribuito alla composizione della colonna sonora. Allora, da una parte, cioè, sono due cose molto separate. Da una parte, il mondo ambient, il mondo elettronico e anche il mondo un po' folk che c'è verso la fine, Sì. non viene tanto da influenze particolari quanto dal fatto che stavo letteralmente esplorando quegli strumenti che ho usato. Quindi imparando ad usarli perché ero nuovo all'uso di sintetizzatori, io ho sempre suonato e studiato chitarra, quindi scoprendo i sintetizzatori ho scoperto che potevano fare certe cose e quindi quei suoni lì sono venuti fuori un po' da quello. Poi di base le composizioni sono molto semplici, a volte le abbiamo anche trasformate in corso d'opera con Alessandro stesso che magari diceva ma se questa la facciamo a metà della velocità viene più bella, provi, viene più bella, bomba. Di base è tutta una ricerca timbrica di suono, non sono composizioni particolarmente complesse. Stessa cosa per il pezzo quasi folk che c'è verso la fine, quello che accompagna Felce nel bosco. Con amici stavamo esplorando un po' strumenti. Diciamo folcloristici, tipo il liuto, cose del genere, e quei riff sono venuti fuori un po' da delle jam del genere.
e poi tutto si è costruito intorno. Poi c'è un altro grosso punto musicale, che è quello che forse è rimasto un po' più apprezzato dal pubblico. Cioè, non stiamo parlando di grandi hit o di grandi successi, però capita spesso che dicano: ah, mi è rimasto molto in testa una siringa in due, che è il pezzo che va sulla scena in cui uno dei personaggi si sta facendo una pera nel collo ripreso con l'iPhone. Sì, sì. Quello viene dai personaggi, nel senso che è una è un omaggio a quel pop anni 60 italiano a cui loro fanno costantemente riferimento, che canticchiano, discutono tra di loro, eccetera, che è anche un po' l'aspetto più sorprendente, perché per la maggior parte Vasce e Felce hanno non so, una passione sicuramente, vabbè, per l'horrorcore che fanno, ma per il metal più in generale. E quindi un po' fuori dallo stereotipo il fatto che fossero molto appassionati di musica italiana anni 60, 70, ci diceva qualcosa, affascinava un po'. E quella scena in particolare era una scena che cioè, abbiamo sempre temuto potesse essere troppo cruda, dura e respingente. Abbiamo deciso di accompagnarla con un pezzo musicale, che poi è diventato quello. Un po' per enfatizzarla, ma un po' anche per, come dire, aiutarla, darle un po' di carica pop che non fosse così aggressiva. Perché quella scena lì comunque sposta l'aria in una sala. Cioè, noi la prima volta che l'abbiamo vista in sala al Biografin, quando abbiamo presentato il film, abbiamo proprio sentito il gelo. Esatto. No, ma è normale, là avevamo bisogno di alleggerire, anche perché quella scena con l'audio camera è veramente estrema, perché c'è lui che si sente che sta quasi soffocando. Sì, esatto. Non era possibile mettere quella roba in così integrale senza alleggerirla, tra virgolette, in qualche modo, o meglio renderla più digeribile. Quindi quella scelta lì è venuta assolutamente da quello. Sì, anche perché comunque, vedendola così, anche con la musica, già crea un po' sì, il gelo, quindi figuriamoci. Fortissimo. Senza sarebbe stato ancora peggio. Comunque, in generale, cioè, ci saranno boh, quanti? 13 minuti di musica nel sì. Film. Sì, esatto. Però sono tutti i pezzi dosati, messi esattamente nel posto giusto, non abbiamo mai voluto esagerare. Lo stesso Rugge non ha voluto, magari a me veniva in mente, ma proviamo a mettere un pezzo qua, e lui stesso mi diceva: no, ma guarda che qua non ha senso. Effettivamente doveva essere così, doveva essere minimale, doveva arrivare soltanto nei momenti necessari. Certo. Beh, invece tu prima che hai citato il metal, appunto, comunque il titolo del film viene anche fuori, so, da una canzone di Vashish che si chiama Funeralopolis, che è ispirata a un brano del gruppo metal Stoner Metal degli Electric Wizard, no? Sì. Ecco, voi questo, il disco da cui viene il brano si chiama Dopthron, no? Sì. E voi lo avete ascoltato, come rapporto avete, diciamo, con questo disco, se avete un rapporto? Ma io col disco nello specifico non un grandissimo rapporto, nel senso che conoscevo il pezzo, conoscevo gli Electric Wizard, se mi capita di ascoltarli li ascolto ancora, però non sono il mio gruppo preferito. Certo è che in generale invece col metal ho avuto un grande rapporto da ragazzino, che è il motivo poi per cui ho incontrato anche Vash. Cioè, noi ci siamo conosciuti, io e Vash, che avevamo 14-15 anni, ed eravamo due emo poser sfigatissimi che ascoltavano metalcore, grindcore, cioè un po' tutta quella roba che ascoltava gli emo. E quindi ci siamo conosciuti un po' anche per quel motivo lì, no? Poi lui è rimasto più attaccato al genere. Io poi piano piano un po' abbandonato il metal in generale, lo ascolto ormai pochino. Sì. Non ma so, Rugge. Idem, Electric Wizard, ero al corrente della loro esistenza, Funeralopolis
è un pezzo che spunta fuori periodicamente. Non li conosco intimamente, cioè non sono la band preferita, eccetera, però rimane un pezzo molto figo. Eppure col metal è stato il mio genere della liberazione musicale, no? Il primo che ho ascoltato per i cazzi miei, al di là di quei dei dischi che giravano per casa, e quindi avrà sempre un posto, no, nel cuore, come dire. Però anche lì mi sono un po' allontanato. Difficilmente riesco a mettere su un disco, non so, dei Metallica come li ascoltavo a 12 anni. Giustamente. Però capita più spesso di ascoltare, non so, black metal, per Ah, dire. La trovo più certo, interessante, cose del una genere. roba un po' più sperimentale. Sì, beh, l'heavy metal ha rotto il cazzo, lo possiamo dire, Voglia, che è voglia. inascoltabile. Però le robe Quindi un po' black più metal. dolci, un Quindi po' più dicono Alessandro sperimentazione. leggermente robotico, Spider Jerusalem ci dice Prima era leggermente. Ruge, scusa, è molto strana questa cosa. Vabbè, Invece insomma, dicono Ruggero, ok. sì, Molto Ruggero lo positivo. approvano. Comunque adesso io cerco sempre un po' di arrivare nella, non dico nella polemica, però in quello che poi è arrivato una volta che Funeralopolis ovviamente è stato completato. Cioè, un film che comunque qualcuno ne ha parlato come di un film scandalo. Comunque un documentario che per quanto poi il pubblico italiano, se non addirittura quello internazionale, sia poco frequentante, insomma, del genere documentario o del documentario d'osservazione, comunque una volta che voi siete arrivati alle, diciamo così, ai vari festival o che comunque avete rilasciato il film, mi viene da chiedervi quali fossero anche le vostre aspettative, cioè nel senso, lo mandiamo a un festival e non lo so, cioè anche perché un Ma film del genere in certo. sala sicuramente può essere divisivo, può essere, può plasmare un'emozione, comunque non lascia indifferenti. E io sono molto curioso del sapere come voi vi siete approcciati appunto alla realtà festivaliera, nel bene e nel male, perché so che anche alcuni festival poi cassano determinati film, insomma, anche Venezia nell'85 non prese Velluto Blu, quindi ci sono addirittura dei casi di scandalo addirittura. Quindi io voglio chiedervi come. Questo è E l'ennesimo, questo è caro mio l'ennesimo, Roma. ok? Perché sappiamo che il Torino Film Festival, parliamo con voi, non avete Abbiamo visto, preso. non l'ha preso, io me la sono legata al dito, E hai fatto quella benissimo. cosa, e non me la slegherò mai, non me la slegherò mai. E io vi invito, come invito sempre tutti, andare a vedere il programma di quell'anno dei film in concorso, Ma così, c'erano dei filmacci, bisogna dirlo. per farvi una risata. Fatto sta Mamma che mia. il rapporto con i festival, boh, io non faccio testo perché ho le manie di grandezza, cioè io finisco un film e dico, vabbè, sta roba o vince Cannes o mi ammazzo. E invece non viene manco ovviamente selezionato nella Major League, se così possiamo Ti chiamarla. capisco. Però sì, ahimè, cioè, non è necessariamente un problema nel film, è una cosa che, cioè, poi più siamo andati avanti con l'età, più abbiamo visto determinate dinamiche che funzionano all'interno dei festival. Abbiamo un po' capito che il film è il 15%, cioè la qualità del film vale il 15% per essere presi a un festival. Il 60% va, anzi, il 50% vale l'amicizia con chi seleziona, il 30% vale il nome che hai nel mercato. Poi il 15% il film, cosa rimane? Il Io ho perso 45, il un altro 5, 15, il 5, no, un 5. ok. Mi sono perso i numeri. Vai. Sai che ho E perso un il percentuale. 5% è culo. Boh, così Culo. per arrivare al Ok, 5. culo, Quindi culo ci vuole. il tra Culo ci vuole. meritocrazia e culo siamo al 20%, un quinto scarso di quello che ci vuole. Sì. Beh, E, io nel senso ho ahimè. avuto un po' di incontri diretti con gente del mondo di selezionatori, critica, eccetera. Adesso senza assolutamente infamare nessuno, No, però no, diciamo i nomi. c'è una cultura Usciamo le strade.
C'è una cultura di collaborazione e scambio tra la critica che noi ci immaginiamo sempre imparziale, come dire, lontana dal processo creativo, che mi ha stupito abbastanza, forse perché ero ingenuo e va bene, però è difficile arrivare totalmente a secco con un film, mandarlo e solo in forza di quello che c'è dentro al file che hai inviato essere È selezionati impossibile, è impossibile. o Con qualunque comunque film, essere cioè, presi in considerazione. puoi avere anche in mano Apocalypse Now, però se non sei Coppola, Sì, cioè qualche festival grande tira comunque no. certo. ricordiamo che l'Italia è un paese che non, qualsiasi festival italiano non nega mai a uno come Gabriele Muccino la presenza Certo, invece che non negarmi capito? uno schiaffo, Esatto, anzi, cioè anche il Gabriele. Festival di Venezia, quando lui presentò uno dei suoi ultimi film, comunque lo mise in una sezione collaterale, insomma, che non c'entrava, Ecco, c'entrava e non c'entrava, ma piuttosto lo piuttosto Venezia. di dirgli di no. Ma perché siamo dei provinciali, dei Venezia ha aperto provinciali, con cioè. Box Office 3D un anno, Sì, raga. ha Sì. aperto, che poi disse no, era Cioè, una basta. preapertura, cioè Sì, finiamo un'apertura qua la sempre. discussione, cioè come fai a presentarti ancora come un festival serio se inviti Ezio Greggio per aprire il festival? Cioè c'è Diciamo un problema. che alcuni festival poi non fanno altro che autocelebrarsi per la loro smania di, diciamo di accoglienza di giovani cinefili, questo è un Ma po' poi non la è loro vero, poi patria, non ma è. poi sono Poi tutte cazzate. soprattutto Venezia negli ultimi anni è diventato il festival che vuole fare un po', che vuole fare un po' il verso agli Oscar. Cioè, ormai non invitano più, ma non li chiamano neanche i registi d'autore, se così vogliamo chiamarli. Cioè, prendono tutti i film di cassetta, tutti i film che sono andati bene già, cioè che sicuramente andranno bene al botteghino, e premiano Joker. Cioè, di che stiamo Mamma parlando? mia, è vero. Cioè, Comunque qua ci dicono, quindi Joker voi che era spanculate veniente. sempre le critiche, vi siete già giocati il successo. Certo. Ma io conto Certo. sul fatto che nessuno del mondo della critica italiana verrà mai a farsi un Guarda, giro su mai. Twitch. Cioè, No, e infatti. invece Io hanno cerco per caso. sbarcato Sono anche tutti lì. qua. Ma comunque Esatto, non me ne frega sono un cazzo, perché io tanti. quando vedo parlare gli altri registi su Twitch in giro alle trasmissioni, fanno sempre gli ignorri, come se non sapessero il mercato in cui stanno, il mondo in cui. Ma è sbagliato, ma perché dobbiamo far finta che il mondo non sia così? È così, cerchiamo di migliorarlo. Ma io vi Cerchiamo faccio un di migliorarlo. esempio molto semplice che assolutamente anche qua non riflette troppo sulla persona coinvolta, ma riflette un po' sul sistema che abbiamo in Italia. Noi quando eravamo a scuola, al primo, no, al secondo anno, una cosa del genere, fu invitata una regista che si chiama Lina Marazzi, che è anche una Ah, brava certo, la regista di conosco, brava lì. documentari. Beh, ha fatto Una da sola ti vorrei, un Sì, bellissimo film. esatto, ha fatto quell'altro documentario Sì, sulle vogliamo femministe anche le dell'Islam, rose? vogliamo anche le rose, bravo. È molto brava, Sì. cioè non si discute, lei il suo mestiere lo sa fare. Però fu invitata dalla scuola per tenere una lezione su come si inizia da zero nel mondo del cinema. Ora, magari lei ce l'avrebbe fatta lo stesso, ma il suo racconto fu: io ho iniziato mettendo insieme il materiale video che ho trovato in soffitta, girato da mio nonno Ulrico Oepli, cioè il patriarca della grande dinastia editoriale italiana. Ora, non è colpa sua se lei c'ha sto nonno, e non è neanche Certo. colpa sua se ci ha raccontato sta storia, ma la cornice di questo è il modo in cui potete imparare come si inizia a fare i primi passi del cinema, cioè Certo, dice, è un po' vabbè, discutibile, no? Come dire, non saprei. quindi, Tirate fuori gli alberi genealogici prima di fare ma perché cinema. c'è, cioè, questo poi ci porta all'altro grande problema. Cioè, in Italia il cinema è così anche perché il 90% delle persone che lavorano nel cinema ci lavorano perché hanno dei collegamenti. Poi, come dice giustamente Ruggero, non per forza non sono capaci. Cioè,
molta di questa gente probabilmente è anche capace, ma giustamente magari sono persone cresciute sui set, proprio perché il padre magari era regista, la madre produttrice, quindi cresci sui set, figa, se non impari qualcosa sei deficiente. Quindi magari sono anche bravi, però arrivano da lì, cioè, stavamo guardando i candidati ai David di Donatello l'altro giorno, tra i registi esordienti c'è la sorella di John e la Poelcan, la sorella di Ginevra, assolutamente, che è Cozzalone, sì. Cozzalone. Gli esordienti. Una che è la autoregia storica di Verdone, cioè tutta gente che, come dire, sta lì, e questi li chiami agli esordienti, figa. Cioè, sì, Castellitto, una categoria raccomandati, ma è più onesto, ma a me va bene, cioè mi sta bene a quel punto, va benissimo. Tra i raccomandati vediamo chi è il più bravo. Certo. Però cioè, se il premio regista esordiente chiaramente come vocazione ha quello di premiare qualcuno che sta muovendo i primi passi nel mondo del cinema, perché non mi dicano che no, a prescindere se è il primo film deve essere inserito. È chiaramente un premio inteso per incoraggiare una carriera promettente. Checco Zalone avrà una carriera promettente, figa, che è il filmmaker più di successo d'Europa di tutti i tempi. Certo. Cioè, non saprei. Mi sembra veramente... Assolutamente. Ricordiamo... Un sistema senza senso. Ricordiamo Castellitto, settimana prossima avremo ospite il suo direttore della fotografia, Carlo Rinaldi, dopo questa presentazione. Ciao Carlo. No, scherzo, io sono totalmente d'accordo con voi. Chiedigli subito di chi è figlio. Esatto. Ogni ospite si presenterà facendo uscire i nonni, tipo. No, vabbè, a parte questo sono totalmente d'accordo, anche perché, cioè, parliamo un attimo dei De Sica, cioè hanno avuto un genio 80 anni fa e poi hanno una intere generazioni che continuano a essere inseriti di volta in volta, cioè di forza nel mondo del cinema, cioè il regista di Baby, ok, è creatore di Baby, è tipo il nipote di Vittorio De Sica, cioè questo è un cortocircuito. Certo. Cioè... Tutti i film nuovi di De Sica li sta girando il figlio di De Sica. Brando De Sica. È tutto un giro così, che ripeto, ma va bene. Cioè, se anch'io avrò un figlio e vuole fare il cinema, ma è normale che lo aiuto. Però non vuol dire che devo togliere il posto a qualcuno che magari è più meritevole o ha più voglia di fare o che cazzo ne so. Bisognerebbe creare un po' di spazio a tutti. E questo ci porta poi al grosso, vero, enorme problema del cinema italiano, che è che non si fa lavorare le persone giovani, che si fa lavorare solo i vecchi. Cioè, gli unici giovani che lavorano nel cinema italiano sono i figli di qualcuno. E non lo dico perché sto a rosicà, cioè sto anche a rosicà, però non è giustissimo rosicà. Effettivamente lavorano solo i figli di... Tutti gli altri sono over 60. Tutti gli altri sono over 60. Quando leggete sui giornali, su Repubblica, esce oggi il film dell'esordiente Ciccio Giovannino, che ha 58 anni. No, ma poi l'esordiente muore domani. Figa. Tu vedi la foto, vedi uno pieno di capelli bianchi. Con due capelli così. Dici, ma questo è l'esordiente. Vabbè, la giovane promessa. L'esordiente, e l'altro giorno abbiamo fatto la puntata su Paul Thomas Anderson, che ha 25 anni, fa Boogie Night, capito? Cioè, e invece qua devi aspettare i 55, che sei vecchio, più rincoglionito, più anche inserito in questo sistema del cinema che fa schifo al cazzo. Ti sei adeguato anche mentalmente a quello che si fa qui, ma cosa cazzo possiamo fare di sensato in Italia se questo è l'approccio? Niente, e infatti nessuno fa niente. Tranne pochissimi, tranne film noise. Sappiamo bene che le eccezioni non fanno... Cioè, ma no, certo, poi c'è qualcuno che si sveglia e riesce a fare qualcosa di dignitoso, ma non ci arriva mai per caso. Cioè, tutti quelli che hanno fatto i film un po' diversi, se così vogliamo chiamarli,
in Italia negli ultimi 10 anni, o è perché hanno i soldi, cioè i soldi veri, Manetti, Mainetti, no, come cazzo si chiama quello di Mainetti, quello di Gigrobò. Di Gigrobò, che ha messo di tasca sua 500.000 euro per far Gigrobò, e ha chiesto, adesso mi ricordo chi ha prodotto, di metterne altre 200.000. Boh, cioè, sì, va bene, bravo, c'avevi i soldi, però è un modo che tutti gli altri non hanno. Ci sono molti altri che magari poi fanno, non so, lavorano in televisione, fanno, che cazzo ne so, il commissario Rex per 15 anni, e poi gli danno il contentino, gli fanno fare il film con due spicci, però comunque hanno perso 15 anni di vita, hanno fatto cagate per tutta la vita e hanno un contentino ogni 15-20 anni di fare il loro filmetto in 5 lire. Che è il nostro ospite della settimana scorsa, questo. Malato. Questo è il nostro ospite della settimana scorsa, che ha lavorato 15 anni al commissario Rex. Distribuzione, voi siete entrati nella shortlist dei David di Donatello, ma poi anche lì questi bastardi hanno fatto entrare in finale solo i grossi nomi, no? Sì. Come l'avete preso? Ma era l'anno che si erano svegliati tutti, figa, quando abbiamo visto la lista, ho detto, ma cioè proprio nell'anno in cui si svegliano Moretti. Non ha mai fatto un documentario in vita sua, deve venire a rompere i coglioni a noi cioè siamo nella shortlist dei David. Poi chi c'era? C'era Francesco Zippe, vabbè, per Friedkin & Katt, che chiaramente Minervini c'è sempre. Minervini c'è sempre. C'era Minervini. C'era qualcun altro? Rosi. No, Rosi no, non Rosi c'era. Non c'era Rosi. C'è l'anno prima, forse. L'anno prima, sì, forse l'anno prima. Vabbè, comunque c'era almeno 3-4 grossissimi c'erano. Ma poi l'altro problema qual è? Che l'avevo raccontato durante una scorsa puntata su Film Noise, non so se c'eri, dei David. Se c'ero io? No, se c'era io. Roman. non ricordo, cioè se fai un breve annuncio dell'aneddoto, ti so dire. Ero stato invitato al come si chiama? Al Fare Critica Festival. Non la sapevo. In Calabria, non mi ricordo. In Calabria generico. Ed eravamo invitati io, la impacciatore e Lucchetti. No, non Lucchetti. Sì, Lucchetti. Prezzolatissimo Lucchetti. Prezzolato Lucchetti, con tutto il bene, un saluto. È prezzolatissimo. Daniele. Ah, adesso lo chiami Daniele perché c'è stata uno dei pochi amici. Andiamo a cena, ero con loro due. E mi dicono, hai fatto Funeralopolis di qua di là, e gli ho detto, ma l'avete visto? No. però mi hanno detto che è bello. Ma avete votato ai David? Sì. Vabbè, ma Lucchetti è arrivato al cinema solo grazie a Moretti, chi vuoi che abbia votato quell'anno? Cioè. No, capì, però, no, certo, è vero, ma tutti che poi hanno votato Moretti, film, sì, voti gli amici, secondo voi, cioè, però crea un altro... Quando gli danno la scheda per votare ai David, che cosa si fa? Si va a vedere il funerale. Cazzo, non ho visto i 15 documentari della preselezione, come faccio adesso a votare per le mie? Vede Nanni Moretti, mette Nanni Moretti, magari sta sul cazzo Nanni Moretti, vede troppo di Silvio Soldini, che era un altro di quelli che si è svegliato a fare un documentario quell'anno. Figa, Silvio Soldini, anche te, che cazzo vuoi? Ma lasciaci entrare da almeno parte. Quello spazio. Almeno bestia quello Silvio! Spazio. E vedrà un nome che riconosce, metterà la spunta. Cioè, ora, poi magari Massimo Volta è il più grande appassionato di documentari del mondo, noi non lo sappiamo, ma non credo. Ricordiamoci sempre che, cioè, la giuria dei David sono letteralmente 3.000 persone di varia ma infatti è sbagliato il sistema di votazioni, perché le preselezioni le fa una giuria di 10 esperti che di fatto hanno selezionato Funeralopolis tra i documentari. Sarà un 400 caso. Documentari tra i 10 che hanno preso c'era Funeralopolis. Se poi la seconda tranche la decide il popolo a caso senza assicurarsi che questi abbiano visto i film, cioè è normale che
non vincerà mai la roba meritevole, vincerà sempre la roba più conosciuta. Ed è un sistema idiota, ma come è idiota il sistema degli Oscar che funziona uguale, eh? Cioè, con le maestranze a caso, cioè, Sì, con l'unica differenza che non so se c'è l'equivalente di un Massimo Boldi nell'Academy, certo, però certo. Cafi ci chiede se Alice Rohrwacher è raccomandata, la sorella di Alba. Non ti saprei dire, però comunque lei ha fatto direttamente la scuola Holden a Torino, fondata da Barico, che per entrarci bisogna sborsare un sacco di bling bling, quindi forse qualche, forse qualche, non lo so, non lo so. Poi è una bravissima regista, quindi non ne voglio parlare male, a me piace molto. Però insomma, sicuramente qualcuno l'ha conosciuto alla Holden, cioè già solo il fatto che fosse una scuola prestigiosa, quindi cioè, poi cioè, qualcuno può avere anche delle ma può anche essere brava lei, ma questo non vuol dire che il sistema assolutamente certo. Tra l'altro lei a Cannes ha avuto grossi consensi da una giuria internazionale, in cui non è che per forza dentro ci fossero italiani, quindi no assolutamente, ma è anche molto quella citata l'altro giorno Bong Joon-ho tra le nuove voci più importanti del cinema mondiale, però cioè il fatto che ci siano 5 registi bravi in Italia è un problema, uno dei quali anche è se quelli sono, anche se quelli sono genuinamente bravi e ce l'hanno fatta solo con le loro possibilità, con le loro gambe, senza no, più che bravi, cioè, ci siano 5 registi conosciuti, non ha senso, anche cioè ha senso perché anche citi sempre quelli, poi citi Rohrwacher, Sorrentino, Garrone, Moretti e Guadagnino. Sì, è Guadagnino, che però fa finta di non essere italiano. Esatto, è un regista italiano, perché fa bene. Cioè, io capisco, poi cioè, tipo a me Guadagnino non piace molto, però io capisco la rabbia delle sue interviste in cui dice: a me non mi ha mai cagato nessuno, mi ha sempre sputato addosso, nessuno mi ha mai fatto fare un film, appena sono uscito dall'Italia ho iniziato a fare i film fuori, mi hanno dato sempre tutto quello che volevo, mi hanno premiato, mi hanno... Cioè, invece no, in Italia sono trattato in Italia gli hanno fatto fare in Italia gli hanno fatto fare Melissa P, cioè l'unica cosa che è riuscito a fare. Lui fa finta di essere in pace col mondo quando fa queste interviste, però si vede che dietro c'è una rabbia furente. Non vede l'ora di ammazzare di botte la critica italiana, i produttori italiani. Comunque, cioè, lo capisco. La voglia. Passiamo al nostro cartomante, al cartomante dei consigli di Trabucco, che è appunto Trabucco. Trabucco. Io sono il cartomante. No, perché so che Leda Ellie, nella live scorsa cercava disperatamente qualcuno che gli facesse il tema Natale. Tu sei in grado di farlo. Trabucco è in grado di farlo, è la sua principale tattica di approccio con l'altro sesso, però lasciamo perdere. Passiamo alle... Allora, però poi me l'ha fatto Memi, che in chat, era in chat prima, non so se c'è, l'ha fatto anche Ruggiano. Ma vediamo se ha detto bene, perché ha detto delle cose molto offensive. Io non ci credo. No, vabbè, ma noi ti facciamo comunque la versione, i consigli di Trabucco version, cioè comunque ma diversa. Io non sono veramente bravo a fare i temi Natale, cioè sono... So qualcosa, so un po' le simbologie, ma... No, però ti do il là per parlare di questo esoterismo che ti affascina tanto. Esatto, sì. Vai. No, io più che altro volevo fare una domanda, sì, che comprende, diciamo, anche quella componente lì, ma... La domanda quando siete nati? esatto. Quando è il tuo che giorno, a che ora? Vai. No, più che... quello che volevo chiedere è che appunto i nostri due personaggi del documentario sì, parlano molto, riflettono molto anche su questioni che riguardano sia certo l'esoterismo, ma anche comunque si scorge un po' una sorta di loro filosofia di fondo che è basata anche molto su questa visione un po', diciamo, pessimistica e nichilista quando appunto fanno il discorso, per esempio, sull'ognosticismo anche, no? Che dicono, no, ma tanto secondo me alla fine non c'è niente, siamo solo noi abbandonati a noi stessi. Ecco, quello che volevo chiedere è se voi vi ritrovate in questo tipo di riflessioni, sia per quanto riguarda la componente esoterica, sia per quanto riguarda anche questa componente più, diciamo, esistenziale, ecco.
domanda che non ci ha mai fatto nessuno. Bravo, bello, sono contento. Ci cogli impreparato. Allora, sì, nel senso, mi ritrovo abbastanza nel dire non c'è niente, siamo qui, vediamo come va. Sull'esoterismo ti dirò, non mi ha mai intrigato, non sono mai stato affascinato, cioè mi affascina chi è affascinato dall'esoterismo, non in prima persona, e non giudico necessariamente negativamente chi lo è. È una cosa che mi affascina molto, vedere qualcuno, osservare qualcuno che ne è appassionato, che semplicemente la trova un modo di leggere il mondo, come dire. Però no, io in prima persona mai, io sono super, super materialista. Per terra. Mi piacciono Io sono molto affascinato invece. È una roba che non ho mai seguito in prima persona e nel dettaglio. Però mi affascina sia chi è affascinato da questa cosa, come dice Rugge, ma anche in prima persona mi incuriosisce tutto quel mondo lì. Quindi boh, sì, c'è una curiosità generale, non c'è mai stato un approfondimento, però mi ritrovo in certi discorsi anche tra Bascio e Peggio. Cafi dice letteralmente: Ruggero settimana scorsa riguardo il tema Natale, cazzo ne so di ste stronzate. Sono sicuro di non aver detto stronzate. Comunque vi riporto le domande di un nostro collaboratore a cui vogliamo tanto bene, che si chiama Lorenzo D'Alessandro, ma qua si chiama Herald, e dice: ci sono stati momenti in cui avete paura o avete deciso di non riprendere qualcosa per vostra decisione? E poi vi chiede anche come è andato il film all'estero, se ha avuto un seguito all'estero. Allora, roba che ho temuto di girare, solo la scena, come cazzo si chiama, al bosco non verticale, ma di Rogoredo. Per chi non fosse di Milano, a Rogoredo c'era, adesso non c'è più, una grossa piazza di spaccio dentro un boschetto, dove tutti i tossicodipendenti andavano a fare il refill quotidiano di eroina. Sono entrato dentro con i due protagonisti, nel film si vede che a un certo punto Bascio si gira verso di me e mi dice di spegnere la camera. Di fatto da lì in poi è girato col cellulare. Abbiamo fatto questo percorso che ci ha portato poi al vero e proprio campetto dove vendeva l'eroina, e siamo stati accolti da questo tipo alto 2 metri con un macete in mano che guardava con gli occhi impizzati tutto quello che aveva intorno. Ecco lì ho temuto. Ho temuto per la mia vita, anche perché avevo il cellulare lì e stavo riprendendo. Quindi sì, quello sì, è stato un momento che mi ha un po' fatto saltare, stare sull'attenti. Per il resto devo dire di no. Il film all'estero? Il film all'estero non è andato, nel senso che non ci abbiamo neanche provato. Purtroppo, cioè, per seguire un film ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole una certa forma mentis, ci vuole che qualcuno ci stia dietro ad anni dall'uscita nel proprio paese. K48, che è lo studio che la casa di produzione, ora diventata C41, che ha preso il progetto, si è molto impegnata a lavorare sul film prima, quando la fa, cioè quando eravamo in post-produzione, anche quando l'abbiamo mandato ai festival, si sono fatti veramente un grosso sbatti. Ahimè, essendo una casa di produzione che lavora su Milano e quindi lavora necessariamente con gli spot e di conseguenza lavora con delle tempistiche molto molto ristrette rispetto a quelle di un film, dopo l'uscita del film hanno un po' mollato la corda. Non gliene faccio una colpa, nel senso che è normale per una società che lavora sul mercato dove lavora loro. Però per uscire sul mercato estero bisognava stargli dietro ancora mesi e mesi, prendere accordi, parlare con gente fuori. Poi comunque il film è andato il film è andato al Doc Leipzig, che comunque è forse il primo o il secondo o il terzo festival di documentari più importanti di tutta Europa.
un festival bellissimo in Germania, e Funeralopolis era l'unico film italiano in concorso su 8 film. Se non sbaglio, lì è andato benissimo, cioè sala da 300 persone, piena, tutti molto contenti, come dire, con anche gente che ne ha scritto sui siti, sui giornali, eccetera. È stata quella roba unica. Poi è andato ad Amsterdam in un cinema piccolino per un paio di proiezioni, per un evento che si chiamava Cinema Antifascista, una roba del genere, e anche lì è andato benissimo. Cioè, in quei punti a spot dove ogni tanto sbuca sto film, il film va molto bene. È stato selezionato a un festival a Los Angeles l'anno scorso, è stato selezionato quest'anno in un altro festival in Germania. Insomma, quelle cinque persone che riescono a vederlo fuori dall'Italia lo apprezzano. A me scoccia tantissimo, cioè mi piange il cuore che non abbia una vera distribuzione fuori dall'Italia. Anche perché l'Italia non è il paese che amo, al contrario di Berlusconi. L'Italia è il paese che odio, quindi ricordiamo che uscisse fuori per andare. Ricordiamo il monologo: l'Italia è il paese che amo, qui esatto. Ho le mie radici, i miei orizzonti. E comunque ricordiamo, c'erano bambini in sala, quando c'erano bambini in sala. C'erano bambini in sala. Dove c'erano bambini in sala? No, è un tormentone delle live Film Noise, ma che ricordi. Attenzione. Comunque sì, no, è un peccato, anche perché vabbè, noi su poche cose nella, cioè io su poche cose nella vita mi sento di dire: ah, questa è una figata, se in qualche modo sono coinvolto io. Ma certo. Però i due lunghi che abbiamo fatto, cioè Funeralopolis e Game of the Year, di cui parleremo, che adesso ne parleremo, no, al di là di, okay. Parleremo più concretamente in futuro, perché adesso possiamo dire certo. Relativamente poco. Cioè, io sono sempre stato convinto che, cioè, e sono tuttora convinto che siano due bei film, e Funeralopolis soprattutto, secondo me, poteva raccontare un pezzo d'Italia anche a un pubblico estero, che vabbè, è un po' più abituato di noi a leggere i sottotitoli, magari, certo. Così, per dire. È veramente, veramente un peccato. Io non ho ancora perso tutte le speranze, cioè, secondo me qualcosina si può fare. No, ancora. Ragazzi, non perdete le speranze. Il problema è che dobbiamo farlo noi, proprio perché certo. 48 sì, che sì. Adesso c'è 41. Cioè, per quanto tu possa avere la buona volontà di seguire un film, cioè non ha le risorse, perché, cioè è un mestiere in sé quella cosa lì. E appunto, se sono passati tre anni, cioè, per una casa di produzione sono come gli anni dei cani, cioè come se fossero passati 30 anni. Sì. Quindi capisco che non riescano a seguire questa cosa. Per noi è difficile, come dire, rapportarci con distribuzioni internazionali, perché chi cazzo, cioè alla fine non è uso che il regista o gli autori di un film propongano in prima persona il film che hanno fatto. È complesso. Però io ci credo ancora. Secondo me Funeralopolis può fare grandi cose in Moldavia. Quando saremo morti, probabilmente. No, ma io... In mercati specifici in Moldavia, in Bielorussia. Ma io vi assicuro... Dove in Giappone può andare forte, raga, sto film. Esatto. Vi assicuro che il... Adesso, chiaramente... Sto per introdurre una piaggeria che però sento come vera, quindi non la reputo tale, e cioè sì. Che per me ha delle immagini veramente potenti, cioè Funeralopolis, quindi uno una volta che, vabbè, io poi comunque qualche documentario l'ho sempre un po' guardato, quindi non è che quando sento la parola documentario mi spavento, però nel senso, quando mi sono trovato davanti ovviamente appunto alla messa in scena di Funeralopolis, mi ero quasi dimenticato fosse un documentario, forse anche per la poca presenza del, diciamo così, di interviste e cose del genere, erano gli attori che si riferivano a te, non tu che chiedevi loro di farlo in specifico, però appunto le immagini dove
Felce pulisce il fucile di 100 anni prima e a un certo punto se lo punta in faccia per guardare lo sporco attraverso la canna, ma quell'immagine lì racconta tantissimo, cioè voi siete riusciti a fare un racconto di una generazione su dei ragazzi che convivono con il senso di morte e con la depressione, che veramente arrivano potentissime quelle cose. Io prima di vedere il film avevo visto il trailer 40 volte. Perché volevo sentirmi pronto, cioè, quindi veramente c'è una grande potenza evocativa in quello che avete fatto. E ho anche il piano sequenza iniziale, quando tu entri in camera di Bashish, con insomma, poi il rapporto con sua madre, il fratello, e si vede un attimo. Cioè, quella è un'introduzione a tutti gli effetti di un personaggio, quindi. Quasi è scardinato il confine fiction, cinema di finzione, perché si vede che c'è tanto occhio dietro. Quindi veramente l'estetica conta tanto, però poi vi siete invece affacciati a un mondo che è totalmente differente. Cioè, voi avete fatto un film in bianco e nero con uno scenario milanese che sembra uno scenario post-apocalittico. Dove appunto è tutto stanziale, è un micro universo dal quale sembra non poter, che i personaggi sembrano non poter uscire, prendono dei treni, vanno dei luoghi circostanti, ma è sempre quello, è sempre la stessa realtà e dalla quale non si scappa. E invece adesso andate a raccontare il mondo dei videogiochi con un film, con una fotografia coloratissima dalle immagini che si sono viste, e in più raccontate un concetto che è quello di una connessione. Proprio in tutto il mondo attraverso appunto piattaforme gaming, attraverso quel mondo. Quindi Twitch dove siamo adesso? certo, io mi chiedo Sempre. come è cambiato Dopo l'approccio bel al nesto. sì, mi chiedo come è cambiato l'approccio al mezzo. Cioè, magari ti sei detto, ok, questa roba la devo girare in modo diverso, oppure no, oppure ti sei lasciato ispirare dalla realtà che avevi davanti. Insomma, però comunque. Cioè, da un certo punto di vista siete andati a raccontare due cose generazionali che rappresentano un po' tutto il la diciamo così la gioventù odierna, ma non solo la gioventù, perché ormai non è che siamo più Certo, sì, nel lo mondo. spettro Esatto. dei giovani più o meno No, ma giovani. te lo racconto io com'è andata, che Alessandro ha una delle prime riunioni che facevamo tra di noi con Daniele, e lui ha detto, io dopo Funeralopolis, un documentario camera a mano spontaneo, così lo giro a occhi chiusi, mi sono rotto il cazzo, voglio fare una cosa difficile, perché quella roba lì la può fare chiunque. E quindi ci ha proposto questa geniale idea di fare un intero documentario d'osservazione, tutto con la camera fissa su cavalletto, senza neanche un movimento di camera, senza una panna, senza un tilt, senza niente. E abbiamo guardato, Con un'estetica molto composta, molto elegante, tutto fatto a quadretti, chiaramente un'idea senza senso. però quello che mi chiedo è nello stesso universo di Funeralopolis? Beh, Ma in un certo senso sì, nel ci senso sono che più ne... punti di contatto di quanto non si possa Sì, immaginare. assolutamente, sia nell'approccio che in realtà anche nella forma, perché la forma non è poi solo come lo giri, cioè se stai con la camera a mano in spalla o su cavalletto, se è in bianco e nero, se è in 2.35 o in 1.85, cioè come lo giri è anche che ritmo gli dai, che tipo di cinema stai facendo, che tipo di documentario stai facendo. Che tono vuoi mantenere anche Esatto, cioè a me banalmente. il documentario come lo si intende spesso non piace, cioè non è un genere che sento mio, io sento mio il cinema, e Funeralopoli stesso per me è un film come un altro, non, cioè mi dà anche fastidio a volte chiamarlo documentario. Quindi sia quello che Game of the Year hanno comunque questo approccio formale per cui cerchiamo di non far capire allo cioè di non far percepire allo spettatore il fatto che sia un documentario, che è una roba strana perché di solito si fa il contrario, cioè di solito si fa la fiction per
facendo finta che sia vera, cioè mettendola in scena come un documentario. È la roba che si fa spessissimo, si fa sia negli Stati Uniti che in Europa. E ha rotto le palle anche, un E ha po'. rotto anche un po' il cazzo, perché il Diciamo, cinema cazzo. c'ha il suo linguaggio, sfruttiamo al 100%, non facciamo finta di... E quello che volevo fare con Funeralopolis, poi ho voluto fare ancora in modo ancora più forte con Game of the Year, è far credere allo spettatore di essere davanti a un film di fiction, che è una roba molto difficile da fare col documentario, molto rischiosa, che a volte chiaramente non riesce. Cioè, Game of the Year, che è un film complicatissimo, ci è venuto, poi questo lo dico io, lo dice Ruggero, e poi magari quando esce vi fa cagare a tutti, però per me ci è venuto. Solo perché ci abbiamo sbattuto la testa per 3 anni, anche lì ci abbiamo lavorato tutti i giorni, siamo andati oltre i limiti della sopportazione umana, Ah, in ripresa, in montaggio. Io sono arrivato a una depressione incredibile, cioè stavo veramente male alla fine di quel film per una serie di cose accumulate, ci ho perso quasi il senno su quel set. Set molto diverso da Funeralopolis, che se il primo aveva 40 giorni di riprese, questo ha sì. 1500-1600 ore di girato. Capisci che fare quel lavoro su Funeralopolis è stato pesante, immagina su 10 volte tanto il girato con non due personaggi protagonisti, ma 15 personaggi protagonisti. Chiaramente una roba che non poteva funzionare, cioè la roba folle che noi siamo partiti con un'idea che non aveva senso, di Ma fatto. poi Cioè. abbiamo fatto quel film. Cioè, Ma poi abbiamo fatto comunque quel film, sì. E la siamo cosa andati che... a spogliarlo poi di tutte le cose che effettivamente non hanno senso. La cosa assurda è quella. Come cazzo ci è venuto in mente? Facciamo un film con 16 protagonisti. Ma Robert Altman. in realtà la cosa assurda Oppenheimer. è che ci siamo ritrovati in un mondo che non si era mai sentito raccontato. Noi in realtà non siamo partiti con 16 protagonisti, ma siamo partiti con forse sotto i 10, forse i Sì. primi, la prima Sì. infornata era di 8 personaggi. Ma appena metti il naso dentro una fiera e qualcuno ti vede con una telecamera che stai parlando con un personaggio, stai riprendendo qualcosa, vieni letteralmente circondato di gente che c'ha una storia da raccontare. Poi che quella storia sia interessante o meno è un'altra questione. Però il mondo del videogioco in Italia è un mondo che è assetato di telecamere, di attenzioni, non perché siamo vanitosi, ma perché letteralmente non se li caga nessuno. Stavi sempre anche tu E sul set, Ruggero? questa volta Sì, sì, qua questa sì. volta ce lo siamo girato tutto quanto io e Ale e per l'80% Daniele. È stato veramente duro, difficile. Da certi punti di vista bello, perché comunque è bello esplorare il mondo e se Vai, vai, vai. la telecamera funzionava meglio, però Ok. esplorare il mondo in questo modo è comunque affascinante, comunque interessante, comunque bello. È devastante fisicamente, psicologicamente, litighi. Banalmente si litiga un botto, si cerca di dare un senso al film mentre lo stai girando perché non c'è una sceneggiatura, un documentario di osservazione non lo puoi pianificare, ti senti sopraffatto dalle cose che vanno storte, dalle cose che ti sei perso, dalle cose che non ti eri immaginato in quel modo, dalle cose che i personaggi non ti hanno detto perché non gli è venuto in mente di dirti che stavano andando a incontrare Gesù risorto. Ah, non te l'ho detto, è risorto Gesù dietro Sì, casa a un mia. certo, cioè, ti faccio un piccolo esempio. A un certo punto uno dei personaggi del film ha 2 giorni di fiera, non ci avvisa. A un certo punto lo scopriamo, gli diciamo: vabbè, veniamo a fare 2 riprese. Ha detto: sì, venite il giorno 2. Andiamo il giorno 2 e scopriamo che il giorno 1 questo ha parlato con John Romero, che è il papà di Doom. Cioè quello che ha creato il primo sparatutto, cioè, e John Romero, che è il papà degli sparatutto, ricordo, ha giocato lì il suo gioco. Questa roba lui non ce l'ha detta, non ci ha detto che c'era John Romero, non ci ha detto un cazzo. Avete Con lo rosicato. sguardo Sguardo fisso nel vuoto, gli abbiamo detto, vabbè, niente. Ma se volete ho delle foto.
Non ci interessano le cose. Era come su un documentario su 10 giovani registi. A un certo punto arriva Herzog a uno e gli dice: Bravo, capito? Bello il Cioè, tuo film. e quella roba io non ce Certo. l'abbiamo. Ma come questa, altre 150.000. Poi è anche vero che non si può raccontare tutto. Poi quando inizi a fare questo tipo di cinema, senti l'esigenza di raccontare qualsiasi cosa, ti perdi una roba e ti casca il mondo addosso. In realtà la verità è che in quelle 1500 ore ci sono 1500 cose diverse che comunque valeva la pena raccontare, e non si può raccontare tutto, ovviamente. Quindi va No, bene però così. quella cosa lì la scopri quando sei in montaggio, quando il film sta prendendo forma. Al momento è difficilissimo dire: Vabbè, pazienza, ci siamo persi sta cosa, ma vabbè, ci siamo portati a casa letteralmente 5 ore di gente che si guarda intorno. Quella giornata lì è una giornata in cui, cioè, vuoi morire sostanzialmente. Poi dopo scoprirai che mentre tu eri concentrato su una cosa, in un angolino succede un'altra cosa e quindi quella scena è comunque bella. Però c'ha tutto il suo set di sfide, di difficoltà girare questo tipo di film. Però, scusami, volevo rispondere anche all'iniziale domanda, cioè, nel senso, qual è il nesso tra Funeralopolis e Game of the Year, il nesso è comunque raccontare un mondo insulare, cioè quello che dicevi tu, che il mondo dei videogame è raccontato come un mondo iperconnesso, globale, eccetera, è vero fino a un certo punto, ma in realtà è comunque una nicchia come l'horrorcore alla fine, anche se è uno dei passatempi più diffusi del mondo, ancora, soprattutto in Italia, chi ne fa parte si sente dentro a una nicchia circoscritta, e che è un po' in realtà quello che ci interessa, che stiamo scoprendo ci interessa come narratori alla fine, di Quindi si base. può dire a mo' di meme, da una parte un film su una dipendenza orribile che stronca la vita di molti giovani, girato in una nicchia circoscritta, dall'altra Funeralopolis. Funeralopolis, certo. No, però ecco, c'è completamente questa roba che mo molti, molti questa è credono un'altra questione. che il collegamento con Sia Funeralopolis questo. sia che noi parliamo del videogioco come una cosa orribile C'è la che trilogia rovina delle la vita. tragedie. Rovina la vita. Ma sai quante discussioni con gente, ma anche critici, anche gente molto intelligente, intellettuali, che ti dicono: no, vabbè, quindi chiaramente stai facendo un film sulla dipendenza del videogioco e quanto fa male. Ma no, raga, ma no, ma in che senso? Ma non so cosa vede la gente che non conosce i videogiochi nel videogioco. Ci vede Un delle po' robe sì. orribili. Non so come percepisce l'uomo comune, la persona comune. Voi giocate ai videogiochi? Avete mai giocato ai videogiochi? Conoscete più o meno? Io sì, non sono un grandissimo giocatore, però comunque Hai dato gioco. la tua. Ho dato la mia, sì. Io nella vita ho giocato solo a Spider-Man 3 su PS2, l'unico. Certo, bello marcio. Attenzione. Beh, ci Ma credo che quindi, poi allora. ne hai giocati altri, però. Esatto. Non sono tutti così, Roman, i videogiochi, eh. No, perché io No, vedevo un film e poi mi esatto. prendevo il gioco della PS2, cioè il mio interesse non era. La cosa più sbagliata che lo i so. tie-in Sono fanno cagare. letteralmente i più Io brutti volevo sul prolungare film. il godimento del film, Certo. capito? Invece Invece, no. no, però questa roba è strana. Infatti, sono molto curioso di vedere come sarà percepito il film da chi non conosce il mondo dei videogiochi. In realtà, noi abbiamo lavorato tanto per renderlo un film comprensibile a chiunque. Cioè, non volevamo fare il film per i cinefili, come non volevamo fare i film per i tossici, cosa che comunque poi è diventato in parte. Spero che questo non diventi il film dei videogiocatori. Ma deve essere il film di tutti, cioè un film che tutti possono capire. Alla fine è una storia di gente che ce la vuole fare nella vita, semplicemente. Co come tutti, chi nel cinema, chi nella letteratura, chi nel giornalismo, chi nella pittura, chi con i bitcoin,
in ogni caso qualcuno ce la vuole fare in qualcosa e questi vogliono svoltare quei videogiochi. È la storia di una generazione che cerca di farcela attraverso un nuovo medium. Voi non l'avete ancora visto, quindi questa dichiarazione ha un senso fino a un certo punto, però alla fine è anche un film su di noi. Cioè, se tu prendi tutti i personaggi del film e li metti insieme a comporre un unico blob di personalità, eccetera, ci vedi me, ci vedi Alessandro, ci vedi Daniele, sono tante sfaccettature di un unico tipo, che è quello che sta cercando di riprodursi nel mondo attraverso un'espressione che sia artistica, sportiva, di intrattenimento, ma è sempre quello. Cioè, io non c'ho l'impulso paterno di fare letteralmente figli, ma c'ho l'impulso di riprodurmi col cinema, certo. che sì, credo sia più o meno applicabile anche ad Alessandro, direi. Assolutamente. Però tu sei un genitore cattivo, perché odi alcuni tuoi figli. Io li amo tutti, anche quelli brutti. Questo li amo e li difendo. Tu non li difendi, anzi, li meni. Questo non è vero. Non si menano i bambini. Qualcuno ha chiuso nello scantinato Shock. Esatto. Esattamente. Se lo merita. Devi imparare. Va bene. Perché frequenta cattive compagnie, io te lo dico, quello è il problema. Perché c'ha sto amichetto sempre attaccato, che non è la racconta giusta. Non è la racconta giusta. Vabbè. Comunque c'è Edrald che dice: mi capita a volte di incontrare adulti che mi dicono che sono più intelligente dei miei coetanei che giocano ai videogiochi, senza sapere che ci gioco anch'io. Certo. Ma certo, ma perché questo è un preconcetto che... Allora, c'è da dire che è fondato. Certo, allora, c'è da dire che i videogiocatori sono delle teste di cazzo, mediamente. Certo. Fanno cagare. Ma fanno cagare come fanno cagare tutti. Cioè, come fanno cagare i fan di Harry Potter, come fanno cagare i fan... Cioè, tutti quei gruppi che... molto rumorosi, no? Che, ma tutte le persone monotematiche, esatto, di base, cioè, hanno una roba morbosa. Eccomi. Cioè, se la tua... No, però, cioè, se la no, tua... No, però Senzana va bene, cioè, anch'io ho una passione morbosa per il cinema e per il videogioco e per altre robe, però non rompo i coglioni, cioè, non so come spiegare. No, se... no, hai ragione, c'è della gente, che sono quelli appassionati alla politica, che si sentono legittimati ad appassionare anche gli altri alla politica, per esempio, no? Io, invece, col cinema non cerco di contagiare, certo, nessuno. Certo, ma non solo, non è solo quello, è anche... come dire, allora, i videogiocatori fanno cagare perché di base sono un gruppo rumoroso che è cresciuto sempre con una narrativa maschilista prevalentemente, un po' razzista, un po', cioè un po' tutte le cose brutte per qualche motivo. È sempre la narrativa che ci sta dietro i videogiochi, che sia la critica, che sia l'ambiente di internet, i forum, eccetera eccetera. Di conseguenza gli elementi più rumorosi della community di videogiochi si ergono un po' rappresentanti del medium stesso, fanno cagare e lo dimostrano più rumorosamente degli altri, proprio perché hanno internet dalla loro, cioè perché internet è proprio il loro strumento. Sì, sì, sono nativi di internet, quindi ci si muovono meglio di chi magari ci è arrivato successivamente in maniera diversa. È anche vero che parte del problema è che per molti il videogioco rappresenta l'inizio e la fine di qualsiasi tipo di fruizione di culturale o di interesse, eccetera. Quindi se i tuoi riferimenti culturali o anche solo di cultura pop iniziano e finiscono col videogioco, come dire, manca qualcosa molto spesso. E forse è quel tipo di persona a cui fa riferimento gente che dice: ah, bravo che non giochi ai videogiochi come i tuoi coetanei. Che non vuol dire giocare ai videogiochi ti rende stupido, ma giocare solo ai videogiochi, certo, è un problema, anche perché il videogioco non è ancora abbastanza variegato da offrirti, diciamo, un tessuto culturale completo. Se leggi solo libri magari sei un po' limitato, però hai a disposizione di tutto, cioè può essere che non esci deficiente.
se giochi esci comunque limitato, però non esci ignorante. Esatto. Dei giochi puoi uscirne serenamente. Esattamente. Trabucco? Ecco, quindi appunto quindi abbiamo capito che voi comunque siete appassionati anche di videogiochi. C'è un po' di eco nel tuo audio. E di eroina. E di eroina, certo. E quindi niente, quindi quello che volevo chiedervi appunto anche com'è quindi questo vostro rapporto con il videogioco e quali magari sono anche i titoli o i generi che voi prediligete. Ma a me piace un po' tutto, cioè come nel cinema, se un videogioco è bello e mi dice qualcosa, mi piace. Che sia un roguelike a turni o che sia uno sportivo, che sia un'avventura in terza persona, qualsiasi roba sia, se mi piace, se mi funziona, se ha qualcosa da dirmi, lo apprezzo esattamente come nel cinema. Quindi tutto, cioè se sotto il mio radar passa qualcosa che... mi stuzzica, mediamente lo compro, lo gioco, poi faccio le mie valutazioni. Devo dire che sfortunatamente, al contrario del cinema, vengo deluso molto più frequentemente nel videogioco. Purtroppo, cioè mi capita spesso di vedere film che non mi soddisfano, ma meno rispetto ai videogiochi che non mi soddisfano. Questo perché c'è in realtà un grosso problema nel videogioco, che sono i giochi AAA, cioè quelli grossi, che è un po' lo stesso problema del cinema, ma nel cinema si salvano in realtà molti più film grossi rispetto ai giochi grossi. Non so se mi spiego. Blockbuster dei videogiochi, insomma. Esatto, i blockbuster dei videogiochi di solito son più brutti dei blockbuster di cinema, la media. Poi ci sono alcuni picchi, per cui i picchi massimi del blockbuster del videogioco sono molto più belli dei picchi massimi del blockbuster del cinema contemporaneo. Certo. Quindi è un po' strano, tipo The Last of Us 2 è più bello dei più grossi blockbuster, di qualunque grosso blockbuster cinematografico degli ultimi 10 anni. Sì, assomiglia di più anche di Mad Max Fury Road. Fa una roba diversa, fa una roba più profonda, cioè fa comunque una roba più profonda. Sì, assomiglia quasi di più a un film d'autore, sì, però fatto con 350 milioni, 400 milioni. Con delle cifre da cinema dei supereroi. Che è strano, ma è strano proprio. È strano dall'esterno, ma in realtà l'industria videoludica è un po' deforme. Cioè, è cresciuta molto velocemente e quindi è cresciuta in maniera un po' disordinata. E quindi si creano queste anomalie che fortunatamente qualcuno riesce a sfruttare, cioè ci sono autori tipo Neil Druckmann, l'autore di The Last of Us Parte 2 e anche del primo, che ha tutti gli effetti un grande autore, è un grande sceneggiatore, è un bravissimo regista e grazie a Dio ha accesso a centinaia di milioni di budget per fare le sue cose, quindi bene così. Io col videogioco ho un rapporto purtroppo ultimamente un po' altalenante, ultimamente intendo gli ultimi mesi, nel senso che da un po' che non gioco a qualcosa, però ci sono cresciuto, cioè accanto ai libri, accanto ai film c'erano i videogiochi, sono partito con i gestionali sul computer dove dovevi costruire le piramidi e far fiorire una città sul Nilo. E poi ho avuto la folgorazione che hanno avuto tutti quando ho giocato a Metal Gear Solid e poi è andato avanti così. A differenza di Ale, io sono un po' più limitato sul videogioco, questo lo ammetto, prediligo non sempre ma spesso le cose più narrative da bravo sceneggiatore, come dire. Ok, quindi c'è tipo The Last of Us, quindi... Sì, che non vuol dire che non gioco a niente, alla roba che non sia narrativa, però da quel punto di vista di Ale è sicuramente molto più ferrato di me. Io vorrei dire che, vorrei ricordare che voi appunto avete il canale Twitch Film Noise e avete da poco annunciato su tale canale che siete già al lavoro su un prossimo film, no? Quindi, su due prossimi film, è vero. Quindi, cosa ci potete dire? Immagino niente, però... Niente, però vi possiamo dire che uno di questi due uscirà già quest'anno. Sì.
in realtà a fine anno. Quindi sì, che non è un. uno in cinquina ai David dell'anno prossimo ci va per forza, quindi. Almeno uno voglio sperare. Voglio sperare, cioè. Moretti quest'anno è nella fiction, quindi non può. Oh, no, Grazie, Rani. tranquillo. Però probabilmente, guarda, gireranno documentari Sorrentino e Garrone. Esatto. Certo, E ne gireranno sicuro. due a testa. E Due a testa. saranno tutti sul Covid. Esatto, Quindi. il quinto lo fa Zalone. Esordio nel Lo documentario d'osservazione. Ma io comunque so già, raga, ve lo anticipo già, so già che a qualunque festival parteciperà Goti, verrà inculato da un film sul Covid. Sicuro, sì, C'è sicuro. Andrea Segre che ha fatto Molecole sul Covid, in effetti, però forse era già stato Sicuro. lui, era già No, uscito. ma figurati, ci sarà Ce ne qualche sarà uno stronzo che diverso ad ogni quest'anno film, ha ad ogni deciso che festival. doveva fare il film sul Covid, non so con che, tra l'altro, coraggio. Quando è iniziato il Covid ho detto, io spero che nessuno si azzardi a fare un documentario sul Covid. Voi dovete Muccino andare. subito ha annunciato che avrebbe fatto un film Voi sul Covid, ma dovete quello aprire poteva. After Effects e mettere una mascherina su ogni videogiocatore. Esatto. Così avete E combinato. anche quello, Bravo. effettivamente. Ci può Bravo, stare. bravo. Ci può stare. E no, il Covid ci ha inculato anche, ci ha fatto tagliare delle scene il Covid. Eh Lo sì. dicevo l'altro giorno, non mi ricordo a chi. C'è una scena anche interessante, anche simpatica, che aveva senso nel 2019, in cui uno dei personaggi, che vabbè, non è uno spoiler perché l'abbiamo già presentato i messi nel trailer, è un campione di un gioco multiplayer, si chiama StarCraft 2, talmente bravo che per allenarsi e fare i tornei e andare in giro per il mondo ha dovuto non mollare la scuola, ma ha dovuto iniziare a La seguire scuola a la scuola a distanza. distanza. E quindi una di queste scene per illustrare il fatto che questo era un ragazzino con delle peculiarità, cioè con una vita diversa dalla norma, c'era una scena in cui faceva lezione a distanza. Abbiamo finito di montarlo ben addentro alla pandemia e ci siamo resi conto che quella scena non aveva più nessun senso. Sì. Perché adesso letteralmente tutti i ragazzini si sono fatti un anno e mezzo di lezione a distanza. Quindi quella scena non raccontava più che lui era speciale perché giocava i videogiochi a livello professionale, ma sembrava la normalità. Quindi l'abbiamo dovuta levare. È uno dei tanti modi in cui il Covid ci ha inculato anche perché ha tenuto fermo il film per più di un anno e ci inculerà, come giustamente diceva Ale, perché i premi ci verranno sottratti da sotto il naso Io da dei spero bellissimi assolutamente di documentari no. ambientati negli ospedali. Arriverà Wiseman a fare un film prodotto in Italia con l'ultima fiata che ha in corpo e vi. Chiaro. Vabbè, noi vi ringraziamo tantissimo per questa Grazie a vostra voi. Assolutamente, grazie a voi. e quindi perché siete già tra i nostri idoli, ok? Già solo per il fatto Smart. che vi diate anima e corpo al cinema, che è una cosa che ci auguriamo di fare anche io e il mio socio, e abbiamo iniziato a fare con qualche cortometraggio, però comunque non abbiamo Bocca al lupo, idea raga. del, grazie, però non abbiamo Bocca idea al della lupo. fatica che abbiate fatto voi, dato che. Fateci Ma vedere qualcosa. si inizia così, poi la Grazie. sperimenterete la fatica. Infatti. Confrontate. A un certo punto è inevitabile. Noi quindi vi ringraziamo per questa live dove abbiamo parlato bene di voi, male degli altri Come sempre. e comunque dove abbiamo parlato comunque di tutto, quindi abbiamo confermato come i consigli di Trebuco e Film Noise siano i due canali Twitch che ha più senso seguire in Gli Italia al unici, momento, gli gli unici. unici. Dovete tenere. Gli Esatto. unici. Assolutamente. Quindi, dato che Ruggero prima l'ha detto, cioè 10 secondi fa, se volete, vi manderò un lavoro che abbiamo fatto da poco con Coso, così con Trabucco, così ci direte Certo, magari sì, un volentieri, dai. parere. E del resto, Trasferlo allora. vi ringraziamo già per questo e siamo stati contentissimi di avervi qui. Facciamogli in bocca al lupo per la carriera, diciamo così, di Goti che deve arrivare nelle sale quest'anno e anche per il film successivo.
Facciamo un saluto a tutto il nostro pubblico, col quale ci vedremo martedì sera per parlare di un tema che dobbiamo ancora scegliere. Vi E comunicheremo presto. assolutamente. Bravi, fate come noi che improvvisiamo Esatto. all'ultimo. Ci Ok. pensiamo Al mezz'ora massimo prima. faremo anche noi la classifica di Paul Thomas Anderson. Quello copiamo i non sia Bosch. uguale, Però al contrario, esatto. il più bello Hard Sì, no, Vizio di Forma è uno dei nostri preferiti, quindi Eight. Vabbè, siamo ci sta, totalmente in esatto, disaccordo. con il discorso. Ci Va sta, bene, va bene. va Ciao a tutti, adesso termino la diretta, quindi ciao a chi è in diretta e ci bene. vediamo Ciao a tutti, martedì. ciao a tutti, Ciao, 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 ciao. ciao qua.